Assessore, dopo il bike sharing, un'altra interessante iniziativa del Comune di Teramo, partirà a breve il carpooling. Sì, è un progetto importante, curato insieme alla provincia di Teramo, per questo voglio ringraziare l'assessore Marconi che in collaborazione insieme a lui abbiamo attuato questo importante progetto che permetterà a chi viene a lavorare da fuori comune, anche dello stesso comune, di trovare un parcheggio riservato. Logicamente devono stare in macchina almeno 3-4 persone, questo permetterà di risparmiare sia a livello di inquinamento atmosferico, perché ci saranno sicuramente meno macchine, sia a livello di costi per chi usufruirà di questo servizio. Abbiamo individuato 40 stalli in tutta la città, nei punti strategici, c'è ospedale civile, uffici finanziari, INPS, Cassa di Risparmio, ASL e quant'altro. Dunque poi individueremo con apposita planimetria, porteremo all'attenzione della cittadinanza quali sono gli stalli riservati per questo tipo di progetto. L'iscrizione potrà essere fatta sul sito della provincia, che verrà curata dall'assessore Marconi. Dunque poi successivamente con una prossima conferenza stampa insieme all'assessore Marconi, che in questa settimana era fuori Italia, non c'era, dunque spiegheremo nel dettaglio tutte le varie procedure che bisogna attuare per poter utilizzare questo progetto. Ma quando dovrebbe partire? Noi siamo pronti, abbiamo già approvato in giunta questa delibera, appunto nei prossimi giorni mi sentirò con l'assessore Marconi per definire tutti i dettagli che ci permetterà per poter iniziare questo progetto.